cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Siamo a Napoli, dove al Campania Teatro Festival si intreccia letteratura e teatro con Le voci dell'infinito, un omaggio a Giacomo Leopardi con Anna Foglietta, Gea Martire e Claudio Di Palma, un'idea di Nadia Baldi. Tempo verrà che il suo universo e la natura medesima sarà spenta, e nel modo che dei grandissimi regni ed imperi umani e loro meravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna. Allora, Voci dell'infinito è semplicemente un'esperienza evocativa, visiva, sonora, in cui praticamente le parole di Leopardi riflettono la sua curiosità per il mondo, per la sua sensibilità verso le vicende sociali, culturali del suo tempo, e anche l'interesse profondo per la vita degli altri. È come se praticamente ci fosse continuamente una ricerca di significati universali, però appoggiati, come dire, nell'incertezza di un futuro che non è mai decifrabile. Il progetto è articolato in 4 atti, sono 4 momenti distinti, ciascuno è dedicato a una parte essenziale della sua poetica e di tutta la sua monumentale opera. Quindi le opere rappresentate sono le operette morali, le sue poesie, ma c'è anche tutto il rapporto con la sorella, quindi l'epistolario con la sorella e con Ranieri, sul quale rapporto ci sono veramente versioni contrastanti e versioni di ogni tipo. E devo dire che è stato divertente entrare nelle maglie di queste parole, che affidate a grandi attori come Claudio Di Palma, Gea Martire, Anna Foglietta, e affidata anche a circa 18 ragazzi giovani, diventano sicuramente altro, ed è giusto che sia così. Cioè, le opere d'arte devono in qualche modo poi vivere negli occhi e nella mente e nelle voci di ognuno di noi. Parimente del mondo intero e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio, ma un silenzio nudo e una quiete altissima empieranno lo spazio immenso. Leopardi viene rappresentato da tutte le angolazioni, sicuramente viene rappresentato non come quell'uomo depresso che negli anni ci è stato propinato a scuola o comunque attraverso alcuni scritti. È invece un Leopardi che in qualche modo appartiene a tutti noi, in fondo ognuno di noi è un po' Leopardi, e quindi ci siamo divertiti a trovare queste connessioni fra ciò che era lui e che presumibilmente era lui e ciò che possiamo essere noi, cioè qual è il concetto universale di uomo e di artista. Il Campania Libri Festival oggi si attesta come uno dei più grandi festival della letteratura in Italia, e non poteva non accogliere Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi giunge a Napoli nell'ottobre del 1833, invitato dal suo inseparabile amico Antonio Ranieri. Lui vi soggiornò fino alla sua morte. Così, questo arcano, mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi.